Ah, che bello, un po' di emozione. Sono momenti bellissimi, veramente bellissimi. Prossimo partecipante. Ah, abbiamo il cameraman di prima che riprendeva il figlio. Sto parlando di questa volta, sì, di Mennillo. Prima junior, ora senior, Alberto. Alberto, ciao. Come sei carino, Alberto. Prima eri tutto un fagottato. Ci mettiamo vicino al microfono. Alberto, ti posso fare qualche domanda? Pure fino a domani mattina, noi già abbiamo fritto. Di dove sei? Di Caserta. Beh, allora non posso farti tante domande, devi fare un po' di chilometri. Fai i chilometri, ci ho fatto i milioni di chilometri, mi ho messo a impaurare una faccenda stasera. Ma hai un dialetto più delle nostre parti, sicuro che sei di Caserta? Sì, di Caserta, sono un sannita, di gioia sannitica, la città più bella della provincia di Caserta. Anche Frigente è una città bellissima. Io ci mandavo un paese mio. Scusa. E noi ci mandiamo il nostro. Scusami. Se ero lui che facevo? Andavo a Frigente e io già vado a Gioia Sanniti perché l'ha già nato. Io devo dire la verità, quando c'hai l'organetto in mano noi ti sentiamo di casa nostra. Brava, brava, hai ragione. Ma posso fare una domanda al signore? Dici. Ma lei per caso è stato in televisione? Come fai a saperlo? Mi hai visto? Sì. Grazie, sì. È vero? Sì, è vero. Se non sbaglio la corrida di qualche anno fa, giusto? No, più di qualche anno, però sono stato io, sì. Un finalista della corrida. Infatti, vedi? Sì. Però quello strumento là per la corrida... Se non sbaglio stava... Ce l'ho qua. Aspetta, non va così. Facci vedere, lui ce l'ha qua. Da sacca e rete. Meno male, hai visto la sacca e rete però, eh? Che hai suonato? Sì, mi ricordo, l'organo a bocca. L'armonica. L'armonica. L'armonica a bocca, sì, l'armonica a bocca. Dopo ve la faccio sentire, lo stesso pezzo che ho portato alla corrida e sono andato in finale... nel 7 di maggio 2005. Va bene. Facciamo un applauso, complimentiamoci davvero, che personaggi, vedi, ogni tanto ne escono davvero. Dalla corrida a Piano della Croce per la 28esima edizione della Festa dell'Organetto abbiamo Alberto che ci suona una polca. Mi raccomando, a ballare, però questa qua io non suono a musica, i signori mi devono accompagnare orecchie come ho imparato io. Questa è una musica che l'ho costruita io, questa che faccio. Avete capito? Arte. Vi raccomando, eh. Arte, passione, estro. Alberto.
certo, ma tu hai visto che seguito, hai fatto ballare tutti. Bravissimo. Già passiamo all'altro? Sì. Ok. Vogliamo fare un altro braccio con questo? Quello che avete stabilito, io sono una presentatrice, sai che cos'è? Che abbiamo tantissimi partecipanti che devono esibirsi e soprattutto anche c'è l'estrazione, dobbiamo farla per mezzanotte come abbiamo promesso. Per noi sarebbe veramente un piacere, ma tanto avremo tante occasioni per poterci sentire. Adesso ti devo rubare il microfono. Sì? Questo qua si toglie, sì? Sì che si toglie, dici che ti serve. Ah, lo dobbiamo far più in alto. Lo devo tenere in mano. Ok. Felice, il signore è abituato a tenerlo in mano. Il microfono, il microfono, sì, fammi finire di parlare, aspetta. Tonino? Sì. Ok, Alberto, a te le belle cose, ti sei già preparato. Vi ricordo quindi che Alberto sta per esibirsi con l'armonica, con il brano che presentò nel 2005 alla Corrida. Vai Alberto, forte applauso! Si sente? Grazie a tutti. Grazie a Nicola, grazie Serena. Va bene, grazie a tutti gli organizzatori. Mi è fatto piacere tantissimo a stare qua con voi stasera. Secondo me la prossima edizione della corrida la presenta Is. Ma a me fa piacere. Come volete voi. È vero? Sì. No, perché lei è molto televisivo, Lei è un soggetto molto televisivo. Grazie mille. E non a caso, quindi, ha partecipato alla televisione. Alberto, il regalo anche per te? Quindi, ma il tuo figlio vive con te? Sì. E tenete due Cosimo, che ne fa? Giocate a tennis? Allora, non vive con te? No, vive con me, come no? Però io ci tengo a pezzone sotto. È giusto, no? Certo che però te le cerchi pure tu, stasera. È normale, solo tu gli hanno detto i cosi, no? No, mica non gliel'avrei dato, però volevo... Dico, ma se vive con lui, allora me lo danno a me. Sì, è normale. Aspetta, ti piace più il nome Serena o più il nome Loredana? Ma ti chiami Serena? I tassi sono dovuti darmi chiamate Serena prima, che ne saccio? Chi si è... Sono tutti e due belle, però non li posso distinguere tutti e due, quelli più belli, capito? Comunque non è manco un nome, sei tu proprio che sei bella, Serena. Serena Condiglia! Ma che bello, Alberto, grazie a te, ma che bel momento.
Guarda, ha parlato talmente tanto che no, mo mi concentro, mi devo ricordare, perché sennò poi do adito al signore qui alla batteria della chiave folk. Ciao. Che ha detto che è l'età che passa e quindi non mi ricordo il nome del prossimo partecipante, invece no? Russolillo Giovanni! Spero che ho indovinato. Ciao, sei Russolillo Giovanni? Sì. Sei diventato rosso perché per natura o perché sei emozionato? È un po'. Pure l'organetto rosso vuol dire che li farai diventare rossi a tutti quanti con questo ballo. Quanti anni hai? 19. Però pure l'anno scorso c'eri. Sì. E la tua edizione, a che numero è arrivata di partecipazione, parlo ovvio? 7, 8, boh. Sei cresciuto con l'organetto in mano? Sì. Complimenti a te, complimenti alla tua famiglia, complimenti al fatto che continui a portare avanti e che partecipi sempre per tradizione a questa bellissima festa. A te col primo ballo che è? Una polca. Polca Giovanni! Ma che bello che sei, ma che bravo che sei. Io inviterei, grazie anche a te che mi dai una mano a dirlo, comprate i biglietti, siamo arrivati agli sgoccioli, a mezzanotte ci sarà l'estrazione. E in più, questa parte qui di persone, lo so che avete il corridoio che deve far sì che spassi, se si stringe un po' facciamo una pista un po' più larga. Giovanni, continuiamo quindi a farli ballare presentando il prossimo brano che è un valzer. Valzer. Facciamoci indietro, signori, grazie. Ancora un passo indietro, grazie.
Eccoci, grazie Giovanni, anche per te il premio per aver partecipato. Ci rivediamo l'anno prossimo. Nel frattempo qui, mentre loro si esibiscono, tra i vari consigli si svolgono delle cose sfiziosissime. Mi hanno chiesto il biglietto, ho detto ma io non li vendo. Ho chiamato immediatamente Nicola, responsabile, che stava vicino. Ha detto no, no, me li devi scegliere tu. L'anno scorso lui già ha vinto, no l'anno scorso, quando? Qualche tempo fa. Come vi chiamate, lo posso dire o meglio di no? Lo sanno? Come vi chiamate? Voi come vi chiamate? Eh? Nuccio? Onduccio? Zuccio? Nunzio! Nunzio! Ma è stato lei che ha svelato in quel modo? Nunzio, l'hai vinta tu la macchina qualche anno fa. Ah. E lui ha detto dammi due biglietti, li scegli tu che me ne porto un'altra pure quest'anno. Ah. Nunzio, speriamo per te, ma sinceramente anche noi stiamo facendo gli scongiuri per portarci la Panda. Probabilmente ce l'ha ancora nuova, una Ford Fiesta. Non l'hai usata? C'è una macchina in più, volete una macchina signori? Abbiamo una Ford Fiesta in più, Nunzio ce la diamo. 4.900, proprio nuovissima, la devi usare, la devi usare. Gabriele, il nostro prossimo partecipante. È una faccina conosciuta, oltre che un amico. Qualche matrimonio insieme l'abbiamo fatto, eh? Sì, più di uno. Più di uno, all'epoca si suonava quando c'era Renatino, che se n'è andato purtroppo, ma che bello comunque per la sua famiglia. E di queste zone, Sturno mi sembra lui, eh? Di Sturno, io sono di Grotta Minarda. Tu di Grotta Minarda, Gabriele suona meravigliosamente, io lo conosco, questa sera come l'anno scorso è venuto a trovarci, a farci sentire le sue ditina. Hai continuato a studiare, hai continuato a suonare? Sì, continuo a studiare e a suonare. Sei all'università? Sei a buon punto? Sì, a metà dell'opera. A metà dell'opera, noi ti facciamo tutti gli auguri veramente di poter raggiungere presto questo tuo obiettivo. Intanto però devi dedicarci un po' del tuo tempo e ci fai ballare con che cosa? Una tarantella. Tarantella, Gabriele!
applausi, Gabriele. Eh sì, che si sente che sei bravissimo. Veramente li hai fatti andare a tempo, li hai fatti saltellare. Gabriele, quanti anni hai? Non te l'ho chiesto. 22. Ma mo sei fidanzato? Non ancora. Stai facendo la corte? Sto cercando l'anima gemella. La stai cercando? Dove la cerchi? La sto cercando. Loro ti consigliano di non farlo. Ottima scelta. Leva mano, voglio. Dai, quando hai una certa età ti dicono, io invece ti dico fai bene, te la meriti un'altra metà. Gabriele, quindi il prossimo brano che farai ballare è? Una mazurka. Mazurka, è la prima mazurka questa sera. Graziosi, Gabriele. Gabriele, anche per te il nostro regalino. Gabriele, torna l'anno prossimo e mi raccomando, spero che tu possa trovare l'altra metà della mela. Ti posso dare un bacio? Ci vediamo magari qualche volta. Grazie Gabriele. Signore, un bacio anche a lei perché fa freddo. Noi non le segniamo, mi sono attorcigliata col cavo. È la volta di un altro concorrente, mi sembra che abbia bisogno delle gio, lo abbiamo messo, è il signor Flammia. Ora ti faccio una domanda, siccome ho visto due nomi e non li ho voluti dire, come ti fai chiamare tu? Giuseppe Pio. Tutti e due i nomi, quindi papà e mamma quando ti chiamano Giuseppe Pio. Sì. O sì o se no. E così si fa, se ci date due nomi, uno appresso all'altro, lo chiamate per tutti e due, perché poi uno viene sempre mortificato. I nonni tuoi come si chiamano? Giuseppe e Maria. Maria, e l'altro nonno come si chiama? Francesco e Antonietta. Ok, quindi tu hai preso il nome di Giuseppe Pio perché è una dedizione, una vocazione, chissà, hanno fatto un voto. Di mia mamma. Mamma, dove stai? Alza le mani, mamma, e che ci fai là dietro? C'ha la bambina, non può venire perché è piccolina e la deve tenere di là. Va bene, a te le belle cose per cominciare. Vogliamo solo sapere quanti anni hai, perché sei alto, ma mi sa che sei piccolo.
11 anni. Hai visto? 11 anni e suoni l'organetto da quanto tempo? 3 anni. 3 anni e ci suoni l'organetto e fai ballare le persone questa sera. Con che cosa subito? Otta la porta e trasi. Che? Otta la porta e trasi, che è un? Tarantella. Tarantella, aspetta. Mo ti avvicini qua. Mentre me ne vado cominci. Signori e signori, vi presento Giuseppe Pio. Giuseppe Pio, ascoltami, non ti ho chiesto da dove vieni? Grottaminarda. Tu hai visto che nel frattempo la tua mamma si è messa lì da dietro e è riuscita a passare avanti? Quindi quando finisci tu ti metti lì e aspetti che mamma torna, che ha la carrozzina. Nel frattempo salutiamo la tua sorellina che sta dormendo, perché quando sarà più grande, siccome queste sono delle edizioni che verranno comunque conservate, basta che andate nel profilo Organetto 2000 e lo trovate, potete scrivere su Google come motore di ricerca Festa dell'Organetto Frigento, 28esima edizione, seconda serata, e troverete verso questo orario più o meno nella registrazione la partecipazione anche di Giuseppe Pio, che saluta la sua sorellina che quanti anni ha? 11 mesi.
C'ha 11 mesi, signora, quindi l'anno scorso era in cantiere. Ci stavate pensando? Ed è arrivata. Come l'hanno chiamata? Sofia. Sofia. In inglese. Sofì. S-O-P-H-I-A. Ah, quindi bisogna aspirare. Sofì. Oh, Sofì. Come dici tu? S-O-P-H-I-A. Quindi quando la devi chiamare, ehi, S-O-P-H-I-A, vieni qua. Come la chiami? Sofia. Quindi sia se è scritto in inglese, sia se è scritto in italiano, si pronuncia Sofia. Sofia, hai solo 11 mesi e il tuo fratellino sta qui che ha 11 anni, suona l'organetto anche per te. E le dedichiamo questo brano, oltre a tutte le coppie, per farle ballare, che è? Quello che devo fare o quello che ho fatto? Quello che devi fare. Cicirinella. Cicirinella, che è una? Tarantella. Lo so. Tarantella, cicirinella, per Sofia e per tutti voi. Quindi, siccome abbiamo altri partecipanti e soprattutto l'estrazione, non te la prendere. Sofì, questo lo porta per ora a casa lui, però noi ci auguriamo che tra qualche annetto verrai anche tu con l'organetto, che fa pure rima. Un grande bacio a tutta la a mamma, a Sofia quando si sveglia, e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao carissimo. Direttamente da Nusco, un cognome conosciutissimo. Abbiamo anche un amico in comune, lui è Alessio Natale. Ciao Alessio! Ma quanto sei diventato alta, Alessio? Quanti anni che ci conosciamo? Da parecchio. Perché se no si sa tante cose. Se, nel senso che si sa che sono passati un po' di anni. Alessio, mo quanti anni hai? Lo ridiciamo sempre perché poi qualcuno si collega per la prima volta. 17. 17, però, noi abbiamo un amico in comune, lo salutiamo tutti e due insieme. Cilio, soccorso, ciao, so che stai suonando, però sia io che lui ci tenevamo a salutarti. Magari ti diciamo che a quest'ora, che ore sono? Signor Aldorasi, me lo può dire? Grazie, e la saluto nel frattempo.
E gli diciamo a soccorso, vedi che se ti colleghi a quell'ora nella trasmissione che poi verrà messa sul loro profilo, potrai vedere anche il saluto da parte di Alessio. Alessio, fai qualche cosa nella vita, studi, giusto? Che cosa stai studiando ora? Fisarmonica. Solo fisarmonica? Sì. In Italia tu pensi che poi camperai con la fisarmonica? Speriamo. Ale, no, fai bene, credici. No, perché noi lo diciamo, noi, i musicisti dicono sempre, se a noi piace la musica, ma se è pa musica e mo campi, quindi purtroppo non viene considerato un lavoro. E invece no, è un vero e proprio lavoro. Quindi tu insegnerai la fisarmonica oppure ti creerai un progetto che avrà qualcosa di speciale. Alessio, questo è un grande augurio che io ti faccio, quindi oltre che alla fisarmonica, lui questa sera suona l'organetto e comincerai con che cosa? Un tango. Chi è che mi aveva chiesto il tango? Finalmente il tango per la coppia che voleva ballare il tango. All'organetto Alessio Natale, tango! Thank you.
Alessio, hai visto che bello questo tango, quanta gente ha ballato, continuiamo così a farli ballare. Vado anche velocemente perché abbiamo altri concorrenti che devono esibirsi e poi c'è l'estrazione. Che cosa ci suonerai? Un valzer. Valzer, coppie mi raccomando, più numerose a ballare. Bellissimo poterti ascoltare, anche per te il regalino da parte dell'associazione. Ci vediamo l'anno prossimo. L'anno scorso hai preso la brocca. Papà riempie il vino, mamma cucina e voi vi ricordate di noi. Ciao Alessio, grazie. Accompagniamolo sempre con un applauso. Signori, non ve lo dimenticate, l'applauso è essenziale. Questo che va per andare continua per far venire un nuovo partecipante ed è Fulchini Tommaso. Ciao! Una vecchia conoscenza, ma che bello quando rivedo le vecchie persone. Mi fa piacere che ti sei messo il piumino. Freddo. Esageratamente freddo, questo è quello bello, caldo caldo, leggero leggero, lo schiacci tutto, te lo porti appresso e al momento giusto lo metti. Tutto a posto? Lo stai studiando sempre? Mai. Voi ballate lo stesso, non lo punite perché non studia. Evidentemente è un genio incompreso. E che cosa ci suoni come primo brano? Valzer. Valzer, Tommaso! We'll be right back.
caso. Ma vedi un po', sei così bravo, figurati se studiavi che usciva fuori. Non vuole studiare. E non vuole studiare, è un genio. Io me lo ricordo che suonava veramente bene. Tommaso, quanti anni hai fatto quest'anno? 33. Fatti qualcosa come 3. E continuiamo a suonare, tanto nella musica si rimane sempre giovani, non ti preoccupare, puoi sempre andare avanti. Continuiamo con che cosa? Fox. Fox, all'organetto, Tommaso col Fox, balliamolo tutto. Anche per te il nostro ricordo, ci rivediamo l'anno prossimo. Ciao! È la volta di un nuovo signore, strano tipo, bello, carino, tutto particolare. Vi presento il signor Palermo Franco. Buonasera, ma io la guardavo. Buonasera, buonasera a tutti. Io la guardavo, ho detto, ma che tipo particolare. Vede particolare? Già da partire dal cappello direi di sì. Grazie, grazie. Che cosa deve fare lei qua? Vorrei suonare. Signore, ma lei non ha l'organetto in mano? Chi l'ha detto che non ce l'ho l'organetto? Vedete l'organetto? Ah, non è questo, signore. Si suona con l'organetto. Vabbè. È il festival dell'organetto, quindi aspettate un attimo. Signor Nicola. Ancora. L'organetto deve suonare, l'organetto. Ah. Oh mio Dio, no. Però è ma che... E questi non sono organetti? No, no. Come no? Si suona con la bocca, ma è un organetto, armonica a bocca. Ma è possibile un organetto questo? Sì, sì, è un organetto, senti.
ecco perché mi ha dato un foglio così grande. Non lo, Loredà, vedi tu, non ci capisco più niente. Brani eseguiti da zio Franco di Villa Maina. Primo posto è una saltarella che si intitola appunto Pampanella. Una saltarella. Mi vuole dare una siccome questi quando suonano suonano con le mani, io devo suonare con la bocca e col fiato e mi devo sedere perché alla mia età soffiare dentro a sti cosi fa male. Immagina altro. E dico. Va bene l'altezza o te lo alziamo un po' il lastro? Sta scritto uno al contrario, signore, così. Vediamo un po' che so fare. Pampanella! E il nostro amico Palermo Franco! Ma hai qualche altra cosa da suonarci a quanto vedo da sopra il foglio? Un valzer. Un valzer, il titolo è Sono venuto da Napoli apposta. Sono venuto da Napoli apposta. Per suonare. Per suonare. E vediamo, sentiamo anzi, voi ballate. Valzer. Cortesia, siccome hai altri due brani, però ti devo chiedere di sceglierne uno degli ultimi due rimasti, perché abbiamo altri partecipanti anche l'estrazione. Allora, l'ultimo è solamente una cosa molto molto Country. Breve, invece vi voglio fare le serenate Villa Mainesi. Ok, una bella serenata Villa perché Mainese. Perché io vengo da Villa Maine e qui ci stanno un sacco di miei compaesani. Fatevi un applauso. Grazie. Serenata di Villa Maina. Tarantella. Tarantella.
Dobbiamo andare, Franco, abbiamo veramente tante tante cose da fare. Grazie, grazie a te. Ma grazie a te, grazie a te. Arrivederci, Franco, un bacio. Me lo dai un bacio? Alle prossime. Ritirati gli organetti che avevi in tasca prima, che c'erano tanti bei organetti. Anche per te il nostro premio da portare a casa. Nicola, mi hai chiesto di chiamare chi? Da venire dietro il palco? Allora, Nico Belmonte, venga sul palco. Il signor Nicola mi ha detto che devo chiamare Nico Belmonte. Nel frattempo, invece, ad esibirsi c'è un'altra donzella. Sono felicissima di presentarla, anche perché è il secondo anno per me di poterla rivedere. Il suo nome è particolare. Io mi chiamo Loredana. Lei, invece, con un grosso applauso da parte vostra, è Loreana. Ciao, Loreana. Ti ricordi che l'anno scorso parlammo pure di questo nome? Io ero convinta che quando avessero scritto il nome, io do i fogliettini che poi devo leggere per poter presentare. Buonasera, signor Felice, buonasera. Iannella, dov'è il suo figlio? Ai 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 ai. Signor Felice, Iannella ha un figlio che si, sì, ho detto bene, che si chiama Tonino. Iannella suona anche lui l'organetto e ci ha fatto l'onore di partecipare il primo giorno qui, quindi speravo di poterlo almeno rivedere per salutarlo. Ritorniamo a te, Loreana. E quindi l'anno scorso parlavamo del tuo nome, io dissi ma si sono sbagliati oggi a scrivere o si sono sbagliati quando tu sei nata e all'anagrafe hanno segnato Loreana anziché Loredana? No, è stata una scelta di mio padre. Ha scelto il papà. Papà, dove sei? Fatti rivedere. Dove sei? Dove sei? Alza la mano, papà. No, dice che va. Ah, sta là. Papà. Sta là in fondo. Fatti più avanti. Vieni qua, vieni. Riscaldaci un po' che abbiamo freddo. Loreana inizia a farvi ballare. Buonasera. Come si chiama papà? Rocco. Papà Rocco, che viene da? Frigento. E da dove poteva venire Rocco? Da Frigento. Quindi Rocco, papà di Loreana, balla, ascolta e canta, se sa le parole, di questo brano che è? Una polca. Polca, tutta per voi, Loreana. Brava, che bella. E che ci faccio una domanda. Lei è al terzo anno universitario, ovviamente per non fare avanti e dietro, per poter studiare quante più ore possibili, vive nei pressi dell'università. Mi sono chiesta mentre suonavi il brano, ma l'organetto rimane qui o te lo porti? No, rimane qui. Quando torno poi mi esercito. Va bene che puoi anche non esercitarti perché vuoi dare più spazio allo studio, però un consiglio te lo do, visto che lì hai più possibilità di frequentare anche altre ragazze che vengono da altri dove e altri luoghi, portati l'organetto e organizza qualche serata, mi chiami
e vi raggiungo, vediamo un po' che si può fare, così si porta in giro la nostra cultura musicale, folcloristica, il nostro ballo popolare. All'organetto ancora Loreana, che ci presenta? Un valzer. Valzer, tutto da ballare, sempre da ballare. Piacere veramente ascoltarti, è un piacere pure guardarti, devo dirti, sei uno spettacolo di ragazza. E per te il nostro ricordo, ci diamo appuntamento all'anno prossimo, sarà il tuo quarto anno, speriamo che finisci presto presto e poi volerai anche tu. Un bacione Loreana e un caloroso applauso da parte vostra. Ciao Loreana, torna presto. Nicola, mi sa che siamo giunti, vero? L'ultimo. Allora, signore e signori, io nel frattempo che Nico Belmonte sale sulle tavole del palcoscenico, vi dico che siamo quasi pronti per l'estrazione dei vari premi, per cui della Panda, io lo dico perché è il primo ovviamente, ma ci sono dei bei bei premi quest'anno. E nel frattempo che il nostro Nico Belmonte si esibisce, guarda là, ciao Nico, come stai? Che pure bacio a mano, come stai? Benissimo. Ma si vede che è un artista consumato. Nico, tu ci farai compagnia? Che suoni da tempo, che lo fai anche per altre... Passione. Sì. E nel frattempo, Nico, so che ci presenterai più brani che faranno ballare le nostre coppie. Nel frattempo la nostra associazione si preparerà con tutto quello che serve per poter fare l'estrazione. Rimanete fino all'ultimo perché è importante poter assegnare i premi visto che ci siete. Mi raccomando, biglietti alla mano, ma soprattutto per andare a cominciare a ballare con che cosa, Nico? Una tarantella. Una tarantella, un forte applauso al nostro Nico!
Nico, io rimango qui perché sennò sarei di intralcio, ti chiedo scusa, ma intanto vai a presentarci un tango, sempre Nico Belmonte, coppia e bailar. Continua Nico con un altro brano, possiamo andare avanti con un valzer. E invece l'associazione qui sta preparando le urne per l'estrazione.
Teleradio Buon Consiglio. La TV dell'Immacolata.